Acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme cosa raccogliere nel bosco per fare il presepe. Benvenuti da amici ed amiche in questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Oggi abbiamo fatto una piccola escursione nel bosco, è autunno e vediamo cosa possiamo raccogliere per metterci un pochino avanti per fare il nostro presepe. Allora, ovviamente la prima cosa che ci viene a raccogliere è il muschio, come questo qui. In questo bosco dell'Appennino ce n'è abbastanza e quindi conviene arrivare e poi dopo, senza prenderne troppo da un singolo posto, però possiamo portarne via se troviamo una zona abbastanza umida dove ne cresce abbastanza. Cerchiamo di prendere dei pezzi che siano abbastanza grandi in modo che dopo all'occorrenza ce lo sagomeremo, ecco. A volte si trovano dei bastoni ricoperti di muschio, come questo qui, e che quindi possiamo prendere già così com'è. Può essere interessante raccogliere anche muschi che hanno colori e forme un pochino diverse. Vedete che questo ne ha tipo due mischiate al suo interno. Poi raccogliamo anche qualche bacchetto, qualche bastoncino di diversa forma e misura che ci possono essere utili un po' per tutto. In particolare ho trovato questi qui, che sono secchi e qua per terra da un po', ma che hanno già questo aspetto, come vedete, più chiaro, che secondo me può essere molto bello per fare tipo delle travi di case invecchiate o cose del genere. Poi trovo interessanti anche questi bastoncini qui, che sono di una pianta che si chiama Robinia pseudacacia, che fa quei fiori bianchi e adesso sta perdendo le foglie e quindi sotto si trovano qua questi bastoncini qui e li raccogliamo, che possono venire utili per fare tipo delle stuoie o degli intrecci o anche i tetti delle case. Quindi ne raccogliamo abbastanza perché se poi dopo ce ne mancano non è che è comodo tornare a riprenderli. Poi ho trovato queste foglie qui che sono tipo di una canna da fiume, che sono già un po' secchine e le possiamo prendere tipo per fare delle tettoie in un ambiente rustico. Raccogliamo anche qualche pigna. Ci prendiamo anche un pochino di questa corteccia. Può essere interessante raccogliere anche qualche sasso piatto, come questi qui. Se trovate una corteccia tipo questa, magari qualche pezzettino se viene via. Dove sei? Ciao! Bene, sono abbastanza soddisfatto qua del risultato. Ho una cassettina piena di materiali vari che penso potranno esserci assolutamente utili nei nostri prossimi progetti. E quindi niente, ci vediamo nella prossima idea creativa. Ciao! Come non detto, prima di pubblicare il video che sto editando, ho pensato di fare un piccolo studio di approfondimento e adesso faccio un piccolo disclaimer, cioè una chiarificazione circa le leggi sulla raccolta del muschio. Sono andato a studiare e la modalità con il quale può essere raccolto o meno il muschio è regolamentata dall'articolo 63 della legge forestale e successive modifiche, che però possono essere a loro volta modificate dalle leggi regionali e comunali, dalle comunità montane, insomma, dipende da dove siete e ci sono regole diverse. In Emilia Romagna sono andato a leggere e pare che il limite sia di 300 grammi di muschio a persona al giorno, quindi direi che ci stavo dentro. In ogni caso, personalmente penso che la cosa importante sia di non devastare un'area. Quindi se noi andiamo in una zona cerchiamo di non prendere tutto il muschio che ricopre un sasso, ma andare a prendere una piccola porzione qui, una piccola porzione lì, così che nell'arco di qualche mese verosimilmente il muschio ricrescerà e ricoprirà integralmente il sasso da cui l'abbiamo preso. Il muschio è importante per l'ecosistema, per l'habitat, per il bosco, perché mantiene l'umidità,
ti fanno il nido gli insetti, insomma cerchiamo di avere un impatto minimo sull'ecosistema, ecco. Poi, già che ci sono, vi volevo dare un consiglio: se avete il muschio secchio in casa, nel senso che da un anno all'altro lui si asciuga e tende a diventare un po' giallino, basta, per farlo tornare bello verde, prendere uno spruzzino e vaporizzarci sopra dell'acqua, così che lui tornerà, diciamo, a fiorire, riprende tutto anche un po' il suo odore tipico e noi riusciamo a recuperare e quindi riciclare il muschio degli anni precedenti. Però se ne serve di nuovo, appunto, lo si può comprare, oppure direi che lo si può anche andare a raccogliere. Va bene, adesso è davvero tutto, noi ci vediamo nella prossima idea creativa. Ciao!